Ma sì, è anche una delle ragioni fondamentali per le quali ho lasciato il PD assieme a tanti altri militanti in giro per l'Italia. Sono il no di metodo. Questa riforma è stata fatta piegando e minacciando il Parlamento con un ruolo esorbitante del governo e la Costituzione non può essere nelle mani del governo di turno. Un no di merito perché è una riforma scritta malissimo, che non supera il bicameralismo, rende più complicato il procedimento legislativo, crea una supercasta di consiglieri regionali e sindaci scelti dai partiti e non dai cittadini che avranno l'immunità parlamentare e il doppio lavoro. E soprattutto toglie ai cittadini la possibilità di scegliere i parlamentari. In più con l'Italicum si ha un presidenzialismo mascherato che concentra tutti i poteri nelle mani del Premier. E poi ha anche una ragione politica. Il no è l'occasione per voltare pagina rispetto al renzismo, per mandare a casa questa compagnia che ci sta governando e che tanti danni sta facendo, in particolare al Mezzogiorno. Mi riferisco a Renzi, ad Alfano e a Verdini. Chi vuole andare avanti con questi signori voterà sì, chi vuole voltare pagina, chi vuole cambiare pronuncerà un bel no tondo. Io credo che nel Mezzogiorno ci sarà un no molto convinto e deciso. Sono legati innanzitutto alla politica economica del governo, che ha colpito il lavoro, ha ridotto i suoi diritti, ha colpito al cuore la scuola e la dignità degli insegnanti, sta smantellando lo Stato e gli apparati pubblici, non sta dando un vero impulso alla ripresa economica, tanto che il PIL fa segnare zero come incremento, e in questi 2 anni e mezzo l'Italia è cresciuto meno della metà della media europea. Renzi ha fatto delle cose per quelli che l'hanno aiutato a scalare il potere, ha molto aiutato le grandi imprese, le grandi banche, che infatti lo sostengono compattamente. Per quella che doveva essere la base elettorale del PD, i lavoratori, gli artigiani, le famiglie comuni, non mi pare che ci sia stata una risposta. Questo spiega perché Renzi è diventato così impopolare, e io credo sia anche una delle ragioni di fondo per le quali il 4 dicembre l'Italia deciderà di voltare pagina e di cambiare davvero. Siete delusi anche dal governo regionale? Sì, siamo delusi dal fatto che Oliverio non sta manifestando forza e autonomia, si è messa al traino di Renzi, dei suoi luogotenenti locali, e non sta facendo della regione Calabria un contrappeso serio a un governo che è sempre più distante dal Mezzogiorno, con dei dati che diventano sempre più impressionanti. Oggi la Caritas ci ha detto che nei loro centri sul territorio ormai per ogni migrante ci sono 2 meridionali in condizione di povertà assoluta. Ecco, i governatori del PD del Mezzogiorno, non solo Oliverio ma anche gli altri, con l'eccezione di Emiliano che mi pare quello un po' più combattivo, dovrebbero guardare a queste cose, non stare su un altro pianeta e pensare che tutto si risolva saltando sul carro del vincitore di turno. Tra qualche mese qui nel capoluogo di regione si vota, cosa farà la sinistra italiana? Sinistra italiana è a disposizione per costruire una proposta veramente alternativa ad Abramo e alle forze che lo hanno sostenuto, rimettendo in campo un'ipotesi progressista quale quella che aveva sostenuto ad esempio in passato Salvatore Scalzo. Il PD deve decidere se ripetere il disastro di Cosenza andando al traino dei verdiniani o dell'NCD, o se invece avere nel capoluogo un sussulto di autonomia e provare a costruire un'alternativa vera fondata sui cittadini e non sull'assemblaggio di pezzi di ceto politico screditato.